Insomma, hai detto che qui saremmo stati tranquilli. Che nessuno ci avrebbe disturbato. Allora? Che c'è, non parli? Sei morto? In paradiso. Dite la verità. Siete in paradiso. Chiudo la finestra, sono in paradiso. Ci andiamo veramente perché la giornata è un po' ventosa. Ma lei chi è, scusi? Io sono Peppe Pinelli. Lavoro per Cose Belle, società gratuita di presentazione delle bellezze. Sono una specie di presentatore delle meraviglie. Non so, a voi piace qualcosa in questo locale, voi me lo dite, io ve lo faccio piacere ancora di più. Volete scommettere? Perché fa questa faccia, signore? A proposito di Cose Belle, noi qua offriamo la pace. Ecco, appunto, ci lasci in pace. Abbiamo scelto un tavolo in disparte perché questo è un pranzo di lavoro. Pranzo di lavoro. Ma che fa, mi prende in giro? No, mi permettere mai, signora. Soltanto che io volevo far entrare l'entrée, il pre-entrée, l'aperitivo. Assuntina, prego con l'aperitivo. Ecco qua, questo qua lo vedete, è un Gragnano, che oltre ad essere il re della pizza e della rosticceria a livello di accostamento è anche uno dei 30 vini DOC della provincia di Napoli. Ma lei ha capito quello che ho detto prima? No, così per curiosità. Ah, volete una curiosità? Allora, questo vino, dovete saperlo, vedete qua? Questo vino si ottiene dall'unione di diverse tipologie di uve. E me le sono anche segnate perché ho detto, casomai il signor lo vogliono sapere, gliele dico pure quali sono precisamente. Allora, l'olivella, sciascinoso, perepalù, maglianico e altre varietà coltivate all'interno dei comuni della penisola sorrentina. Volete anche voi una curiosità? E fate la faccia, l'avete fatta la faccia? Stiamo per dividerci, per separarci. È una cosa bella. Ma dico, è una cosa bella che siete capitati qua, perché noi uniamo. Sapete come diceva Libero Bovio, il poeta della canzone napoletana? Diceva, l'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Come uniamo noi, non unisce nessuno. La sola Campania ha un numero di vitigni autoctoni maggiore dell'intera Francia. A Napoli e provincia, tra DOP e GP ci sono fiumi di bianchi, rossi, rosé e frizzantini. Insomma, fra Pede Palumbo, Forastera, Bianculele, Piedirossa, Lettere, Gragnano, Lacrima Cristica, Tranesce, Coda di Volpi, Pisce, Sorrento, Proce da Caprio. Un urlo di gioia. Scusatela, vado a preparare l'entrée, anzi la rientrée. Assuntina, vieni con me. Subito vengo. Se parlassi un quarto di quanto parla lui avremmo risolto. Diciamo le cose come stanno. Dopo 10 anni di matrimonio tu vorresti lasciarmi e accettare questo lavoro a Napoli. Ma tu davvero vorresti vivere qua? E parla! Les chaises sont faites, rien ne va plus. Ecco lo zito con ragù per il signore e con grande orgoglio anche il pappero allo scoglio. Mi piace questo menù a sorpresa. Vai Assuntina, vai. Io lo so, adesso voi vorreste che io parlassi un po' di questi primi piatti. Ma io non voglio dare fastidio, quindi signori miei, con permesso. Da qui invece mi sembra giusta la distanza per dirvi che all'inizio dell'Ottocento a Napoli c'erano 800 pastifici, tutto merito dei nostri pastai, signora. E come la facciamo questa pasta? Come la facciamo in bianco, asciutto, con prodotti che vengono da lontano, a chilometro 1000? No! Chilometro zero, pomodoro San Marzano, pomodoro del pendolo del Vesuvio dopo, possiamo mettere anche un po' di fior di latte di Agerola, oppure possiamo mettere la ricotta di bufala, ma anche un cipollotto dopo del Vesuvio, è vero Assuntina? Sì, ma anche telline del litorale flegreo, frutti di mare, prodotti ittici freschi selvaggi e di allevamento. A proposito, lo sapete che qua a Napoli, al lago Lucrino, già nel primo secolo avanti Cristo, noi facevamo la coltivazione di ostriche? Mangiate che si fa freddo. Bravo chef, bravo. Mi raccomando, questa mozzarella deve essere come la bella addormentata. Deve attirare le labbra per il bacio che risuscita l'amore. E la zuppa di pesce deve far saltare la sirenetta dal mare e le deve far pensare, ma quasi quasi diventa cannibale. È che tu non consideri le mie abitudini, il mio modo di vivere. Qui è tutto molto più rilassato alle volte, perché altre volte invece è un caos. Dici qualcosa. Il ragù era buonissimo, una cosa bella. Sì, ma anche i paccheri, una cosa bella.
Ed ora intervallata dal pomodoro di Sorrento e dal basilico delle nostre terre, ecco a voi la mozzarella di bufala DOP della nostra città metropolitana. E precisamente dai comuni di Mugnano, Qualiano, Giuliano, Arzano, Acerra, Fratta Maggiore, Fratta Minore, Cardite e Pozzuoli, la bella addormentata, prego, baciatela. E per voi invece, signora Bello, questo trionfo di mare, del mare da Punta Campanella a Capo Miseno, a Monte di Procidi invece. Sul mare luccica il pesce d'argento, tutto per voi, lo trovate qua dentro. Gallinella, signora, detta cuccio, scorfano, grongo detto rongo, seppie, cozze, vongole, telline, lupini, che gli altri chiamano arselle. Purpatille, che se li chiami però piccoli polpi si possono anche offendere. Senta, ci lascia... Parlare? No, mangiare. Lei racconta, dice, dà mille spiegazioni, anche non richieste come tutti i napoletani. Però in fondo fa bene. Io per esempio non sapevo che qui ci fosse tanta roba buona. E visto che qualcun altro non lo fa, almeno parla lei. Scusate, il garzone si è dimenticato di contorno. Subito vengo. Buon appetito. Mi scusi? Sì? Il signore prima ha detto che questo pesce è stato pescato qui. In TV dicono tante cose, dunque il mare a Napoli è pulito. 195 chilometri di costa da Sorrento fino a Monte di Procida, con Procida, Capri e Ischia a fare da stars. Bandiere blu, Massalobrenze ed Anacapri. Secondo i dati più recenti, a Napoli ci sono acque balneabili di alto livello, le migliori, tra Posillipo e Lungomare Caracciole, sempre nell'area metropolitana, al Castello di Baia e lo Sciacchettino di Bacoli, l'acqua è una bellezza. Insomma, signora cara, il pesce nostro è più sano di un pesce qualunque, che già è sano di per sé, perché essendo pesce è sano come un pesce. Com'è? È una cosa bella. Peppe, secondo me è fatta. Non so, a lei la vedo tosta, che dici? Secondo me la bellezza non ha ancora vinto. Hai visto? Chiederò l'aiuto dei miei assistenti. Non puoi dirmi che però mi piace, che alla fine mi troverei bene. Il fatto che abbia apprezzato il cibo, che ora so che ci sono aziende, industrie, artigiani, un agroalimentare DOC, porti e anche il mare. Ok, sì, anche il mare. Tutte cose bellissime, come dite voi, ma questo non basta. Questo basta per farmi dire che potremmo venire a farci ogni tanto 2 o 3 giorni. Ma io a Milano ho le mie cose, ho le mie mostre, ho le mie sfilate. Sfilate? Ecco a voi, collaboratore di sala e sommelier. Fin dalla prima metà del 300, Napoli è sempre stata il punto di riferimento della moda e del costume. Nel 1351, nella chiesa di... Insomma, signora, resta o non resta? E questo facciamo tutti i santi giorni. Presentiamo la bellezza a chi non la conosce. E la bellezza nostra è una bellezza particolare. Noi quando diciamo a qualcuno si belle, non è soltanto un fatto estetico. È l'incrocio realizzato del mondo esteriore con quello dell'anima. E la bellezza per il nostro lavoro ci ripaga con il sorriso di chi ci sceglie. Dal Vesuvio ai laghi di Averno, Bacoli, Lucrino e Fusaro, dallo scoglio di Megaride al villaggio dell'età del ferro di Poggio Marino e Striano, su di un'area di 1100 km quadrati di superficie, 92 comuni danno vita alla città metropolitana di Napoli, uno spazio che mira oggi ad essere non solo una linea su di una cartina geografica, ma piuttosto una realtà che dia alle proprie attività produttive un sostegno ed una programmazione unitari per uno sviluppo costante. Civiltà millenarie, monumenti, panorami unici tra il vulcano, la campagna e il mare, siti archeologici di interesse universale, si sposano oggi con la modernità e l'efficienza di settori produttivi
quali quello agroalimentare di assoluta eccellenza, del tessile con aziende di respiro internazionale create con ingegno dai nostri sarti, maestri riconosciuti ovunque, o quello calzaturiero, da sempre all'avanguardia, così come quello mitico degli artigiani del corallo e dell'oro, e quello della cultura e dell'arte, fiore all'occhiello, da millenni, oggi al passo coi tempi. Un matrimonio tra storia e progresso, reso possibile da un comparto trasporti che tra imbarcazioni veloci, traghetti, metro, funicolari, cumana, circumflegrea e soprattutto circumvesuviana, unisce più di 3 milioni di concittadini di questa grande area e rende credibile l'idea di un futuro turismo coordinato, che partendo dalla città madre, non dimentichi le zone dell'entroterra e dei comuni più piccoli. Città metropolitana di Napoli è il punto d'incontro di meravigliosi sentieri.